Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di A2 Giro d'Este, R1 e Stab Radio. Come di consuetudine vi leggo subito le notizie di sport regionale, poi nazionale e internazionale. Andiamo a vedere lo sport regionale. Tutto di mese. Lasagna lo sprinter del gol. Ecco chi è il bomber bianco-nero. Di Natale dice Kevin ha capito come si fa. Può arrivare in nazionale. Notizie invece dallo sport nazionale e internazionale. Andiamo a vedere le probabili formazioni della prossima giornata di campionato, 20ª giornata, cioè prima giornata di ritorno. Con Çalhanoğlu del Milan al primo minuto, Inglese e Verdi in forte dubbio. Però andiamo a vedere che cosa ci succederà. Gattuso dà fiducia al turco nel tridente con Suso e Cutrone. La Juventus con Higuaín titolare, ballottaggio tra Dybala e Douglas Costa. Inter, Cancelo e Ranocchia sono ok. Chievo invece Inglese verso il forfè. Nel Bologna in dubbio a Verdi. Samp con Strinic e Zapata si allenano a parte. Benevento senza Ciretti. Nella Roma dal primo minuto Pellegrini ed Essaoui. Napoli con il solito 11. Lo Spal è con Boriano KO. La partita di Chievo Udinese che si giocherà domani alle ore 18 con Inglesi in forte dubbio del Chievo e Alignan e Berami KO per l'Udinese. Maran dovrà valutare fino all'ultimo impiego di Inglese. È uscito malconcio al match contro il Benevento. Se non recupera, giocheranno Pellice o Pucciarelli. Sempre out invece Camberini e Meggiolini. Oggi invece sarà senza Berami e Alianan, che avranno problemi che avranno per un mese. Fofana invece in mezzo, Pezzella a sinistra, De Paul titolare. Le partite invece altre, come un altro anticipo tra Fiorentina e Inter alle 20:45 domani. Con Chiesa titolare, torna titolare per la Fiorentina, invece conferme per il Cancelo e Ranocchia dell'Inter. Alle 12:30, un altro anticipo di Torino-Bologna, che si attende il nuovo allenatore Granata per il Torino, perché è stato ufficializzato stanotte l'esonero di Sinisa Mihajlovic nel dopo derby della Coppa Italia tra Juventus e Torino tra Juventus, e quindi il Torino cambierà totalmente la testa dell'allenatore. Invece Bologna Verdi è in forte dubbio. Alle ore 15 giocheranno sabato Benevento-Sampdoria con Capote, Ciceretti e Parigini, Duvan invece Seringhe a parte per la Sampdoria, Ciceretti e Parigini per il Benevento. Genoa-Sassuolo, Veloso non sta bene per il Genoa, invece Rieta e Berardi per il Sassuolo. Altra partita alle 15, Milan-Crotone, con Callegi in dubbio per il Milan, invece rilancio Sampierisi per il Crotone. Altra partita alle 15 sarà Napoli e la Sverona. Sarri a conferma forse gli 11 titolari, e invece l'Hellas Verona con Bessa appoggia Kin. Alle ore 15 ci saranno anche Spal Lazio con Borriello e Capo per la Spal, invece Basta e Parusic in ballottaggio della Lazio. Alle ore 18 primo posticipo di Roma Atalanta con Nangolan e Schick in panchina forse per la Roma, e invece l'Atalanta con Ok, Masiello e Petagna. Di Francesco dovrebbe optare per la Esharawi e Pellegrini, mandando in panchina Schick e Nangolan, apparsi poco brillante nell'ultima uscita. Nell'Atalanta invece forse con 3-4-1-2 nelle migliori occasioni, titolare Masiello, Atebor, Ilicic e Petagna. E invece l'ultimo posticipo sarà Cagliari-Juventus, con Barella in dubbio del Cagliari e Higuaín invece per il primo minuto per la Juventus. Queste sono le probabili formazioni della giornata di campionato. Andiamo a vedere invece calcio mercato, che come di consuetudine c'è il calcio mercato di recupero o diciamo di cambiamento di aiuto per le varie squadre europee, non solo. Coutinho al Barcellona per 150 milioni, ci siamo, ma vedremo.
Serie A, come dicevo prima, Torino Mihajlovic esonera Silesia Mihajlovic. Mazzarri favorito per la successione. Sci di fondo, fantastico Francesco De Fabiani, terzo posto nella 15 km o di Oberstdorf. Altre novità invece da Zagabria, Michael Matt è davanti a Marcel Hirsen nella prima manche di Zagabria. Austria Open, non sono ancora pronto per giocare, dice Andy Murray, da forfè alla Austria Open. Notizie dai giornali quotidiani, cioè nei giornali di sportivi e cartacei. Idea Walcott per il Milan, invece l'Inter vuole bloccare Barella per giugno. Invece altre notizie dalle edicole ancora. Piazza ha detto sì allo Schalke 04 per giocare di più, e invece Juve e Inter sul Cristante, e Spalletti vuole Mkhitaryan. Vedremo. Altre notizie dalla Eurolega, le migliori stoppate del girone d'Italia d'andata, Olimpia Milano e monopolizza il podio. Notizie invece da altre sport, risultati della notte dell'NBA, con Boston batte Cleveland e gli Spurs invece KO al Philadelphia. Andiamo a vedere altre notizie. Dakar, la famosa corsa che si svolge in Argentina e altre parti del Sud America. Turi dice attaccheremo per salire sul podio. La Dakar è una corsa dura ma impossibile da non amare. Ieri sera c'è stata una partita molto interessante della Premier League tra per l'Anticity. Non esiste, il Chelsea fa 2-2 in casa dell'Arsenal. Altre notizie, andiamo a vedere Coppa del Re, poker Atletico Madrid alla Leida, Diego Costa subito in gol dopo 5 minuti dall'ingresso in campo. Buona anche la prima per Montella, per il suo Siviglia batte 2-0 il Cadice negli ottavi di Coppa del Re. Andiamo a vedere se ci sono altre novità. No, allora andiamo a vedere i risultati delle varie partite giocate ieri sera. Coppa Italia, quarti di finale, come dicevo, la Juventus ha vinto e quindi si aggiudica la semifinale battendo 2-0 il Torino, con un forte dubbio dal VAR nel secondo gol. Premier League, 22esima giornata, 2-2 tra Arsenal e il Chelsea di Conte. Coppa del Re, il Cadiz ha perso, come dicevo, contro il Siviglia 2-0, la Spalma Valencia 1-1, Formentera ha perso contro l'Avales per 1-3, e Atletico Madrid ha vinto 4-0 contro l'Eida Sport. Andiamo a vedere i risultati anche di Eurocup, seconda giornata. Il Trento ha vinto contro Zagabria per 83-72. Andiamo a vedere invece i risultati, anzi le partite che si giocheranno già stasera. Premier League, ci sarà Tottenham contro West Ham alle ore 21. Coppa del Re, ottavi di finale alle ore 19, giocheranno Celta Vigo Barcellona, Celta Vigo contro Barcellona e Legans contro Villarreal. Le partite invece alle ore 21 sarà Numancia contro Real Madrid e Espanyol contro Levante. C'era anche il basket di Eurolega, basket europeo. Alle ore 20 e 15 saranno Panathinaikos contro Anadolu Efes. Alle ore 20 e 45 Malaga contro Valencia. E alle ore 21 Barcellona Lasa contro CSK Mosca. Stanotte l'NBA ha fatto tantissime partite. Infatti andiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, quindi c'erano tutte le partite. Allora andiamo a vederle. Allora, l'Oklahoma City Thunder in trasferta ha vinto contro i Lakers per 133-96. In Denver Nuggets in casa ha vinto contro Boston per 134-111. Il Utah Jazz ha perso contro il New Orleans Pelicans
308 a 98. Invece i Golden State Warriors hanno vinto in trasferta contro i Mavericks per 125 a 122. Il Boston Celtic ha vinto contro il Cleveland, come dicevamo, 102 a 88. Chicago Bulls ha perso in casa per 115 a 124 contro Toronto Raptors. I Bucks hanno vinto con Indiana Pacers per 122 a 101. Il Brooklyn Nets ha vinto all'ultimo con 98 a 97 contro Minnesota Towers. Il Miami Heat ha vinto per 111 a 104 contro Detroit Pistons. Il Charlotte Hornets ha vinto 103 a 16 a 98 in casa dell'Orlando Magic. Il Philadelphia ha vinto contro San Antonio Spurs di Bellinelli 112 a 106. E infine la Washington Wiggins ha vinto contro il New York Kings per 121 a 103. Andiamo a vedere invece in altre partite che si giocheranno già di campionato domani. Come dicevo, domani prima anticipo di Serie A, prima giornata di ritorno della Serie A, alle ore 18 ci sarà Chievo-Verona contro Udinese e alle 20:45 Fiorentina contro Inter. Sabato, solo per fare un ricordo, alle 12:30 il Torino contro Bologna, alle 15 giocheranno Milan contro Crotone, Benevento-Sampdoria, Genoa contro Sassuolo, Spal contro Lazio, Napoli contro l'Hellas Verona, alle 18 Roma-Atalanta e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Giocherà anche la Premier League, per ricordare le partite di sabato, l'Epifania, Real Madrid contro il Getafe alle ore 13, 16:15 Valencia contro Girona, 18:30 Las Palmas contro Eibar e alle ore 20:45 Siviglia contro Real Betis. Bene, mi sembra di aver informato tutto sulle partite di domani, di stasera, di domani e dopodomani. Bene, grazie a tutti da Audio Giro d'Este, Euroduno e Stella Radio. Vi ringrazio ancora per l'ascolto. A risentirci a domani. Mi raccomando, forza sport e buon sport a tutti voi.